Buonasera, quindi questa mattina è morto Lucio Battisti. Usiamo la parola più chiara, è morto, è scomparso del resto, renderebbe solo in parte quello che è successo e ingenererebbe, non dico una confusione perché tutti sappiamo di cosa stiamo parlando, ma un qualcosa di diverso, visto che è scomparso, come si sa, Lucio Battisti lo è da 20 anni, aveva scelto di vivere al di fuori della realtà dello spettacolo e in generale dal mondo dello star system, dalla luce dei riflettori. Anche per questo il riservo che si era scelto negli anni in cui stava bene è diventato un riservo ancora più stretto e rispettato negli ultimi mesi e soprattutto nelle ultime settimane della sua malattia. Ma ora appunto Lucio Battisti è morto e, come vedremo, la notizia ha suscitato una fortissima emozione, è diventato un vero e proprio fenomeno italiano. Ma prima di tutto i fatti. Al riservo chiesto dalla famiglia risponde il silenzio e il rispetto di tanti. Arrivano fiori, telegrammi, qualcuno si spinge fino ai cancelli dell'ospedale, ma non oltre. Gli agenti che vigilano sulla privacy dei parenti tengono lontani fotografi e giornalisti, ma nessuno preme per varcare quella soglia di silenzio e rispetto umano che si è tracciata intorno al grande ospedale milanese da quando si erano diffuse le prime notizie sul ricovero di Lucio Battisti e poi sulla gravità delle condizioni cliniche fino al trasporto in terapia intensiva. Stamane la morte, alle 8, confermato dalla direzione sanitaria, un secco comunicato che nulla dice sulla natura della malattia, ma ormai si sa che da tempo Battisti era in dialisi, poi il trapianto dei reni, infine la forma tumorale che a poco lo ha ucciso. Sapeva della gravità del suo male, era cosciente fino a ieri sera. Nel pomeriggio aveva avuto l'ultimo colloquio con il cappellano Don Bruno, poi l'estrema unzione, l'ultimo conforto religioso. Stanotte è scivolato nell'incoscienza, pochissime le persone ammesse in queste ore a vegliare il corpo di Battisti. C'è un cartello sulla porta della sala mortuaria. Per desiderio della famiglia possono entrare solo il figlio Luca. Eccolo, stamane mentre esce dall'ospedale poco dopo la morte del padre. La sorella Albarita, la moglie Grazia Veronese, eccoli insieme in auto. E i cognati Mario e Sergio, gli stessi che in queste settimane si sono alternati in ospedale giorno e notte. Nessun altro può unirsi fisicamente al loro lutto e se pochi si fermano davanti all'ospedale, dalle case intorno e da 1000 radioline giungono le canzoni di Battisti che tante emittenti stanno trasmettendo da oggi senza pausa. Fino a domattina, per disposizione di legge, il suo corpo dovrà restare qui nella camera mortuaria del San Paolo. Poi i funerali, sulla cui modalità i familiari stanno decidendo in queste ore, probabilmente si svolgeranno a Molteno, il paese della Brianza, dove Battisti si era ritirato negli ultimi anni sottraendosi ad ogni contatto con la gente. Non si sa se le esequie saranno in forma strettamente privata o se saranno aperte al pubblico, una voce questa circolata nel pomeriggio, e nulla si sa sull'ipotesi di una cremazione. La famiglia continua a chiedere silenzio e rispetto. Lucio Battisti, con le sue canzoni, con le canzoni che si sono concentrati in un decennio appunto di vita sui palcoscenici, davanti ai teleschermi e soprattutto nelle sale di incisione, ha dato con gli stessi prodotti, perché questo anche le canzoni sono, emozioni diverse a tantissimi. E del resto, se andiamo a vedere le reazioni che ci sono state nell'arco di questa giornata e le mescoliamo alle sue, proprio alle sue canzoni, avremo il senso di quanto importante è stato, che ne fosse consapevole o no, il suo ruolo nella nostra vita. Grande appassionato della musica, la musica. E poi ricordo il suo sorriso, la sua tenerezza quando cantava queste canzoni che per la prima volta parlavano del quotidiano senza retorica. Veramente ci ha dato in quegli anni difficili, anche negli anni di piombo, la possibilità di avere una parte del cuore aperta al sentimento. Questa è stata la grandezza di Battisti. È un uomo di larga popolarità, mi dispiace. Battisti è una persona riservata con un grande messaggio universale. Battisti è di tutti e tale deve restare, cioè un patrimonio, anche se musicale, di tutto il paese. È stato Lucio un ragazzo sempre un po' triste, un po' malinconico, non era di facile allegria. Indubbiamente era il pathos del grande compositore che scriveva delle cose magnifiche, perché le canzoni di Battisti resteranno nella storia. Nel 67-68 mi piacevano due canzoni, lui non era ancora noto, io avevo un locale, cioè mi ero ritirato un po' in un locale a Levanto, e dove poi ho fatto venire Lucio a cantare. Io credo che sia venuto anche perché io cantavo due canzoni sue, perché in quel periodo non era molto conosciuto, e cantavo una per una lira e l'altra Balla Linda. Balla Linda, balla come sai. Chi è stato il poeta della nostra generazione? E cioè le sue canzoni sono state...
ha significato moltissimo, specialmente per i ragazzi di destra, che vedevano nella sua musica, nella sua poesia, una congiunzione tra la realtà e una società ideale. Le sue canzoni resteranno lì a non farlo andare mai via. Che significato per lei, Battista? Ma non voglio, per favore. Conosco e canto e ho ascoltato forse quasi quanto Patti Pravo, Lucio Battisti. Sono convinto che sia di tutti i compositori, autori di canzoni di questi decenni, il più poetico, il più inventivo, il più d'avanguardia. Ricordo molto bene Battisti perché Battisti è venuto fuori alla grande nel periodo in cui io facevo i miei grandi quiz alla RAI e quindi sovente veniva ospite nelle mie trasmissioni. Mi ricordo che ero rimasto un po' perplesso all'inizio perché questo stile, questa tecnica rivoluzionaria era qualcosa che era un po' fuori dall'usuale. Però dopo un po' abbiamo capito che veramente avevamo scoperto un grande artista e quindi devo dire che è una grande perdita quella che abbiamo avuto, una perdita prematura, e sicuramente le canzoni di Battisti continueranno negli anni a venire per tanto 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 tempo. È morto da mito, aveva deciso di ritirarsi dalle scene al momento del suo massimo successo e così ha voluto continuare a fare. Per me è stato sempre il numero uno, guardi. Mi è dispiaciuto veramente. Con tutto che non ha più fatto concerti da tanto tempo, ancora per noi è una cosa, è una figura presente, lo è stato fino adesso, ancora lo sarà. È l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse. Era un grande, il migliore. Ricordo le serate in spiaggia con la chitarra cantando le sue canzoni, quello sempre. Oggi comunque tutti i cantautori prendono da lui. Hanno preso ispirazione da lui in qualsiasi modo, dal punto di vista sia musicale che dei testi, quindi non ce n'è uno così, è unico. I momenti più belli, i fidanzamenti, tutto, tutto. Non ce ne sarà più nessuno come lui, anche se ho 15 anni faccio questi discorsi, pare strano però le sue canzoni sono stupende. Un cantante che ha fatto la storia del... ha lasciato un segno nella storia della musica italiana. Mi piace molto, anche se non è stato... al massimo durante la nostra generazione comunque piace. Per esempio io suono, no? Mi chiedono sempre canzoni di Battisti. La fiamma aspetta un'accesa. Oh mare nero, mare nero, mare nero. Tu eri chiaro e trasparente come me. Oh mare nero, mare nero, mare nero. Tu eri chiaro e trasparente come me. Seduto in quel caffè, io non pensavo a te. Oggi, 9 settembre, finisce un equivoco. A 55 anni Lucio Battisti cessa di essere anche un uomo e diventa compiutamente un mito. La voce di una generazione che è stata adolescente nel 68, gli anni del turbamento, e che si è rinchiusa nella propria sfera privata durante gli anni 80. Proprio come aveva fatto lui, il menestrello di Rieti che all'apice della fortuna decise di sparire dalla luce dei riflettori per rifugiarsi in una vita sua, invisibile. Ruppe anche con Mogol, la torre dei suoi testi più amati e forse anche l'artefice di parte della sua fortuna. Battisti, che già si era fatto notare come compositore con 29 settembre, scriveva la musica, Mogol i testi e venne subito la popolarità. Prima con Balla Linda e poi Oceanica, con la partecipazione al Festival di Sanremo del 1969. Non vince, ma la sua canzone, Un'avventura, si impone come un classico contemporaneo. Battisti innova melodie e ritmi, immette in Italia le sonorità della musica nera e del rock. Mogol descrive le emozioni e i turbamenti della generazione che ha cambiato l'Italia. Per 10 anni dominano l'Hit Parade. Innovativi in tutto, lasciano la Ricordi e fondano una propria casa discografica, la numero uno. Battisti produce i Formula 3 e scrive canzoni per Mina, Bruno Lauzi, Patti Pravo, l'Equipe 84, i Dick Dick. Un'attività intensa che forse brucia la candela della sua ispirazione da entrambi i lati. Dopo la tournée del 1972 dirà dei concerti, si fa vedere sempre meno in TV e lentamente sparisce. Non era un cantante da stadio. La sua indole melanconica, che ha cullato i sentimenti di milioni di coppie, non si addiceva al luccichio degli anni Ottanta. Il suo ultimo successo assoluto è Una donna per amico, realizzato con Mogol per corrispondenza nel 1978.
Il sodalizio si interrompe nel 1980. L'ultimo disco fatto insieme è Una giornata uggiosa. Poi Battisti si rifugia sempre di più in un mondo tutto suo. Pubblica un album con i testi scritti dalla moglie, Grazia Letizia Veronesi, una figura fondamentale a cui è rimasto sempre legato. Non ha successo e non ritrova i suoi estimatori neppure con i dischi successivi, tutti dominati da fredde sonorità elettroniche e giochi di parole. Battisti sparisce anche dalle classifiche di vendita. Si rifugia nella sua villa Molteno, nel verde del Comasco. Protegge la sua privacy fino alla fine con tenacia, ma non riesce a cancellarsi del tutto. Di Lucio Battisti rimarranno per sempre le emozioni. Da Poggio Bustone, Lucio Battisti partì che aveva 9 anni e già la chitarra in spalla, ma per tutti è sempre stato il ragazzo di Poggio Bustone, un paese di alta collina dove un terzo dei 2000 abitanti di cognome fa Battisti. Lucio era quello che ce l'aveva fatta, la celebrità da onorare e oggi da piangere. Guardate queste due ragazze che mettono i fiori di fronte a quella che fu la sua casa. Ed ecco qualche ricordo di chi lo ha conosciuto, la zia, la cugina, il sindaco del paese e qualche anziano che non riesce a trattenere le lacrime. Mi amava Poggio Bustone. Veniva di tanto spesso, no, però quando veniva lo girava tutto, andava su alla torre, andava a prendere il padre per i forni, andava a mangiare nelle bettole. Perché noi altri gli vogliamo bene, il nostro paesano, noi qui siamo tutti quanti dispiaciuti che è morto. Lo ricordo che si impellava la chitarra su un terrazzino davanti alla bottega artigianale del nonno. Portava sempre la chitarra addosso, cantava quando stava qui vicino alla casa, al piazzale di sotto, insomma a quanto pare ora siamo in pieno cordoglio. Forse fatalità, destino, non lo so come la vogliamo chiamare, era nato perché la chitarra. Noi, la sua passione per la musica, dicono tutti, è nata qui. Gli avevano offerto un posto da perito, raccontano in paese, ma Lucio aveva scelto la chitarra e un maestro che gli svelasse i primi segreti di questo strumento. I vostri genitori suonavano con Battisti? Sì, qualche volta mio padre mi raccontava che andavano nella sua cameretta a strimbellare con la chitarra, anche il padre. Sì, c'era il ricordo di quando Battisti ancora non aveva inciso il suo primo disco. E praticamente non era ancora nessuno. Ma il ricordo più vivo è quello di un concerto. Avvenne negli anni 70 in questa piazza che presto potrebbe portare il suo nome. Mi ricordo che l'avevo cercato per cantare con la Formula 3 e è venuto a Poggio Bustone, però lui non ha voluto niente. Dice: pagate la formula, quello che vi chiede, che io non voglio niente. Beh, io ero là sopra quel tetto lì, proprio lì sopra. Mi ricordo che fu una cosa eccezionale. Alcuni, proprio la gente tantissima. Fu un concerto straordinario, come dicevo prima ai vostri colleghi. Arrivava, sì, a Roma, era una cosa la fila. Impressionante. Arrivava a Roma la fila con le macchine. Benetta, che era pieno, stracolmo. Dobbiamo ancora, in conclusione a questa lunga pagina doverosamente dedicata alla morte di Lucio Battisti, giustificare il nostro comportamento delle scorse settimane fino agli ultimi giorni. Abbiamo cercato di attuare rigorosamente il rispetto del riserbo che era stato chiesto dalla famiglia di Lucio Battisti. E lo abbiamo fatto di buon grado, nonostante la notorietà estrema del, soprattutto perché questa non è stata la scelta dell'ultima ora di un personaggio che magari è stato tutto il tempo sotto il fuoco dei flash e dei riflettori. In tempi non sospetti, potremmo dire, Lucio Battisti ha scelto di allontanarsi dalla vita pubblica, dalla vita dell'apparire, dalla vita in cui si guadagna molto a esserci. E allora, siccome in tempi di salute, se così possiamo dire, aveva fatto questa scelta, la coerenza sua andava premiata, perlomeno con la coerenza nostra, andava corrisposta, cioè con un atteggiamento di pudore e di riserbo che rivendichiamo anche a posteriori. Ma non ne parleremmo se non ci fosse un altro aspetto da sottolineare insieme. Quel pudore, quel riserbo, quell'estraniarsi ha portato a fissarsi. Lucio Battisti, l'abbiamo visto in tutte le immagini di questi servizi, come un ragazzo. È morto un uomo di 55 anni ma con la faccia di un ragazzo, col sorriso di un ragazzo e con le canzoni di quando era ragazzo. È stata data cioè in sorte a Lucio Battisti la stessa sorte degli eroi dei fumetti, degli eroi dei cartoni animati, di non invecchiare mai, di finire magari un giorno, ma di essere indimenticabili con il loro volto di ragazzi, non segnato
dal tempo. Si è diffusa la notizia della morte di Lucio Battisti, una colonna sonora di ricordi, di emozioni, un omaggio ininterrotto che sta continuando anche in queste ore, mentre molti fans e anche una delegazione guidata dal sindaco del paese natale di Battisti è arrivata all'ospedale San Paolo di Milano. Dove è ancora custodita la salma del cantautore, dove dovrebbe restare probabilmente fino a sabato, quando in forma strettamente privata si svolgeranno i funerali a Molteno, che è il suo paese, nel paese in cui Battisti ormai aveva scelto di abitare da diversi anni. Adesso vedremo dunque nei nostri servizi le ultime notizie, vedremo anche qual è stato l'omaggio dei cantanti, degli amici di Battisti nei concerti della serata, particolarmente toccante quello di Patti Pravo. Non si misura dai fiori appesi a un cancello, né dai bigliettini di saluto buttati su pochi centimetri di erba verde. L'affetto per Lucio Battisti è un'altra cosa. Sono le sue canzoni, trasmesse non stop alla radio. La voglia tornata a molti di riprendere in mano una chitarra. La corsa ai negozi di dischi per riascoltare i suoi successi. Qui riposa da ieri mattina in una camera ardente allestita al fianco del pronto soccorso e accessibile soltanto alla cerchia dei familiari più ristretta. Per tutta la mattinata davanti all'ingresso ci sono stati più fotografi e giornalisti che non curiosi o fans, almeno fino alle 11, quando da Poggio Bustone, il paese natale di Lucio Battisti in provincia di Rieti, è arrivato un pullman con 31 suoi concittadini, partiti questa notte alle 2 nella speranza di riuscire a salutarlo. Ma nessuna deroga, nessuno può entrare, nemmeno Quinto, suo cugino di primo grado. E la volontà quella, io li accetto, questo non sminuisce, come si dice, il mio affetto per Lucio. Aspetteranno forse fino a sabato, giorno del funerale, i suoi concittadini, ed è grazie ai loro volti, stravolti dal caldo e dalla fatica del viaggio, che emozioni e ricordi ritornano su un piazzale assediato da giornali e TV, interessate soltanto a conoscere quando la salma lascerà Milano. Battisti, come lo ricordo, da bambino che strimpellava la chitarra e a fianco alla bottega d'artigiano del nonno. Poi dopo ci siamo persi di vista perché lui si è trasferito a Roma. Negli ultimi tempi lo aveva rivisto? Era venuto in comune per presentare un progetto di ristrutturazione della casa paterna. Quindi era sua intenzione tornare? Forse in una tarda vecchiaia speravamo che lui ritornasse al proprio paese nativo, insomma. E questa è la villa di Molteno, nell'Alta Brianza, vicino a Lecco, dove Lucio Battisti ha vissuto dal 1975, un grande residence, immerso nel verde, protetto da cancelli e siepi e alberi, tanto verde e tanto silenzio. Numeri anonimi ai citofoni. Qui, sabato mattina, Battisti tornerà per l'ultima volta. I funerali saranno celebrati in forma strettamente privata, un gesto coerente con la scelta che Battisti aveva fatto da tanti anni. Pochi contatti con la gente qui a Molteno, era tanto famoso quanto sconosciuto, tanto vicino con le sue canzoni alla gente del paese, quanto lontano, abissalmente lontano, da ogni rapporto con quei luoghi dove la sua musica risuona ancora ogni giorno, i bar, i jukebox, le discoteche. La gente lo vedeva di rado, poche, gentili parole scambiate con il tabaccaio, l'edicolante, qualche rara apparizione nei negozi alimentari. Io abito qua a Bosiso Parini, dove spesso lui veniva in pizzeria lì a mangiare pizza ancora tanti anni fa, quando era proprio il Lucio cantante ancora. Siamo venuti qua a vedere, per vederlo per l'ultima volta, a fargli condoglianze, che cantante così non è facile molto dimenticarlo. Emozione, è stato sempre il mio mito, io ho cantato, ho suonato le sue canzoni da 25 anni. Non ne nascerà un altro come lui, non ce ne sarà. 2 anni fa ho avuto un incendio a casa e mi si è salvato proprio quei dischi lì di Battisti, chissà perché. E questa mattina l'ho suonato, malgrado era tutto un po' impolverato ancora, però è suonato ancora bene, mi sembrava ancora più bello. Ieri il paese si è fermato per un momento quando il parroco Don Carlo Ambrosoni ha suonato a morte le campane, tutti sapevano che era per lui. Qui si svolgeranno i funerali in forma religiosa, Battisti ha ricevuto il sacramento degli infermi, l'ultimo conforto, il pomeriggio prima di morire. Secondo voci raccolte a Molteno, la salma potrebbe arrivare qui nel pomeriggio e dopo i funerali sarà sepolta nel cimitero del paese. Grazie alle note immortali di brani come questo, scritto nell'aprile 1969 per la giovane Nicoletta Strambelli. Napoli, Castel Sant'Elmo, è quasi mezzanotte quando Patti Pravo regala sul palco uno dei ricordi più belli di Lucio Battisti.
io sono addolorata soprattutto che un essere così giovane venga a mancare, un artista così importante per la storia della musica italiana. Lei ha in repertorio Il Paradiso, che è una canzone... Ma io ho 3-4 pezzi che Lucio ha scritto per me in repertorio. Normalmente Il Paradiso lo faccio come bis, questa sera lo farò dedicandolo a Lucio naturalmente. Ti accorgi che tu fermarti non puoi e vuoi quel che vuoi. La vita è così. L'intensità si apre intorno a noi. Il mio canto libero, concerto per Lucio Battisti, venerdì alle 21 su Canale 5.